La vasca di una grande abitazione è la scoperta sensazionale che ripaga gli archeologi delle fatiche di quasi 2 settimane di lavoro nel sito di Sangada a Laino Borgo. Siamo di fronte a una realtà che ormai possiamo definire senza dubbio di tipo urbano, per la fase lucana ovviamente, quindi per la fase ellenistica, di grande importanza e che probabilmente merita una valorizzazione attenta, perché si tratta sicuramente del giacimento insediativo più importante di tutta la valle. La seconda campagna di scavi restituisce la conferma che su questo colle, tra il Pollino e la Valle del Mercure, era presente un sito abitativo di grandi dimensioni di epoca lucana. Siamo di fronte a una realtà insediativa davvero di primissima importanza e nei prossimi anni è destinata, io che penso, a dare risultati importanti anche dal punto di vista scientifico, quindi continuiamo a lavorare. Il sito di quasi 40 ettari è un'area che l'amministrazione vuole restituire alla collettività e al territorio. E noi come amministrazione comunale stiamo lavorando sull'acquisizione del terreno, perché qui ci troviamo in un terreno privato, quindi stiamo lavorando sull'acquisizione del terreno e poi diciamo il progetto è così grande, perché qui il territorio interessato sono 40 ettari, quindi speriamo che a breve riusciamo ad ottenere quello che tutti diciamo ci aspettiamo, perché questo è una scoperta così importante che non riguarda soltanto la mia comunità, ma bensì tutto l'intero territorio, tutta la Valle del Mercure. Questa realtà urbana di grande pregio potrebbe essere l'antica Laos, ma ora serve accelerare la valorizzazione e la conservazione di un sito archeologico che potrebbe svelare chissà quali altri tesori capaci di raccontare la storia del Pollino. Mi auguro sia solamente l'inizio di una larga parte di scoperte e che aggiunge un tassello molto importante alla conoscenza di questo territorio.